Ciao a tutti, benvenuti a questa quinta lezione di Modella la tua città in 3D, sempre dedicata alla città di Milano. Oggi andremo a realizzare il modello tridimensionale della Torre del Filarete, un modello abbastanza anche complesso, ma passo passo riusciremo a realizzarlo in maniera semplificata. Vi faccio vedere di cosa si tratta, o se la conoscete già, appunto questa torre del Castello Sforzesco di Milano. È stata costruita nel 1452 dall'architetto Antonio Verolino, detto il Filarete, e da qui il nome della torre. Questa torre è stata poi utilizzata nel 1500 anche come deposito della polvere da sparo e crollò. Quindi venne anche ricostruita quella che vediamo oggi, è infatti una ricostruzione dell'antica torre, che è stata realizzata poi nel 1500 da Luca Beltrami, un altro architetto, che si era basato anche su tutti i disegni originali, quindi comunque era stato fedele al progetto iniziale della nostra torre. Ad oggi la torre, alta 70 metri, ha una entrata che, come si vede anche in questa foto, è l'ingresso principale al Castello Sforzesco di Milano dal centro città. Quindi è simbolo, un'icona, della città di Milano. E come vedete è costituita da diverse parti, diversi pezzi con vari merli, merletti, ci sono finestrelle, quindi andremo a realizzare in modo semplificato questa facciata della nostra torre. Siamo quindi nella nostra pagina principale di Tinkercad, come sempre, iniziamo un nuovo progetto, io lo rinomino Torre del Filarete. Iniziamo subito con un cubo, quindi prendiamo il nostro cubo, noi iniziamo quasi sempre dai cubi, 40x40 di base e un 60 in altezza. Ora creiamo un nuovo piano di lavoro proprio sopra la nostra forma, un nuovo cubo, questa volta di 45x45 di base, altezza 20. Tolgo il mio piano di lavoro. Come avevamo già imparato a fare nelle lezioni precedenti, selezioniamo entrambe le forme e utilizziamo lo strumento allinea, in modo che siano perfettamente allineati dalla vista alta al centro. In questo modo. Questa è la base della nostra torre. Adesso dovremmo iniziare a realizzare il portone, quindi l'entrata, il nostro ingresso. Prendiamo sempre un cubo per iniziare, deve essere passante, quindi deve passare in mezzo alla torre, dobbiamo fare un foro, quindi possiamo già selezionarlo come vuoto se vogliamo. Come misura mettiamo un 10 di larghezza e mettere anche un abbondiamo tanto 80 82 di profondità e di altezza manteniamo un 15. Ora dobbiamo dare una forma, come vedete il nostro portone non è un rettangolo, non ha la forma di un rettangolo, ma proprio un arco, quindi inseriamo un tetto circolare, metto un altro piano di lavoro, inserisco un tetto, rimuovo il mio piano di lavoro e adesso gli do le stesse misure, quindi in larghezza sarà un 10, in profondità sarà 80 e passa e poi inizio ad allinearlo, mi metto vista ortogonale possibilmente, è un po' troppo alto, lo abbassiamo a 4 di altezza, 4 di altezza, così è già più accettabile. Sembra essere allineato, lo mettiamo sempre come vuoto, li uniamo questo modo, ora li trasporto fino al centro della mia torre, così controllo che la intersechi, la mia è venuta un po' storta, un po'
Ho stortato il tetto circolare, ma non è un problema, perché interseca comunque pienamente la mia torre. Voi sarete sicuramente più precisi. Selezioniamo entrambe le forme e uniamo. Ora dobbiamo realizzare il nostro balcone della torre del filarete, quindi abbiamo questo balconcino con una finestra. In modo più semplificato ne realizzeremo una qui, quindi metto il piano di lavoro sulla facciata frontale della mia torre, inserisco un cubo, rimetto il mio vecchio piano di lavoro e adesso metto come misura un 13, un 2,5 di profondità, quindi lo facciamo un po' stretto. E anche in altezza 2,5. Possiamo allinearlo alla nostra torre per renderlo preciso. Quindi unisco le due parti della mia torre, dopodiché seleziono queste due forme, faccio allinea, metto anche dall'alto, così. E adesso è perfettamente al centro, però abbasso un pochino il mio balcone perché se guardo più o meno la torre di filarete all'incirca potrebbe trovarsi qua il balcone. Come vedete è fatto anche da queste decorazioni, ci sono queste decorazioni in basso sul fondo della torre, sul fondo del balcone e anche poi ci saranno più in alto. Le realizziamo utilizzando lo strumento cuneo. Prendiamo il nostro cuneo. Prendiamo il nostro cuneo, ci mettiamo adesso qua sul lato destro. Io lo giro di 180 gradi. Lo sposto. Lo alzo in modo da arrivare a toccare il mio balcone, stringo. Facciamo alto circa 5 mm, quindi arriviamo almeno a 5. Mi avvicino bene in modo da vedere. Qua cambio lo snap in modo da muovermi con più precisione. E mi avvicino al balconcino. Andiamo ora a realizzare l'incavo della finestra che sta all'interno del nostro balcone. Quindi prendiamo sempre un cubo, mettiamo come misura un 5,5. Allora no, di qua in larghezza mettiamo 9. 9. 5,5. Altezza 10. Se vogliamo possiamo già metterlo vuoto. Vado a rimettere il mio piano di lavoro come avevamo fatto per il portone della torre. Vado a riprendere il tetto circolare, lo posiziono qua in alto. Adesso vado a modificare il tetto circolare. Dimensioni. Siamo sempre a 9, 5,5, altezza 3. Lo posiziono proprio sopra. Li unisco e a questo punto possiamo andare a posizionarlo all'interno del nostro balcone, quindi, in modo che entri sia dentro la torre che dentro il balcone. In questo modo. Ora possiamo anche unire. Abbiamo creato l'incavo della nostra finestrella. Ora andiamo a inserire un altro cuneo sotto tra le due torri, tra le due parti di torre, proprio questa parte dove dovremo andare a inserire tutte queste decorazioni. Quindi prendiamo una nuova forma. La ruotiamo, la porto in alto in modo da poterla posizionare
vedere bene, intorno ai 5 mm, quindi facciamo 5, lo scriviamo direttamente dentro l'etichetta. E poi lungo tutta la larghezza della torre. Ora dobbiamo andare a creare le decorazioni, quindi dei vuoti per fare queste decorazioni all'interno delle nostre parti a cuneo. Quindi, piano di lavoro, inserisco il mio cubo, modifico le misure, metto un 2,5 di larghezza, un 4 mm di profondità e un'altezza di 3. Posso già trasformarlo in un vuoto se mi è comodo. Inserisco un altro piano di lavoro, così posso posizionare il mio tetto circolare che avrà la stessa misura, quindi 2,5. 4, altezza 1,5. Metto qua sul fronte, tolgo il mio piano di lavoro, questo lo trasformo in un vuoto, poi seleziono queste due forme e le unisco. Ora lo duplicheremo e lo utilizzeremo sia nella balconata piccola che nella parte superiore della nostra torre. Quindi andiamo a posizionarlo prima qua sotto il primo balcone, lo duplico e lo metto circa qui e poi ancora li riposiziono in modo che siano centrati. Bene, ora ne prendo un altro, lo duplico e lo porto in alto, in questo modo. Metto un piano di lavoro in modo da avere ben misurate le distanze tra le varie parti. Infatti ora mi muovo di 5 mm, così. Ora, senza fare nient'altro, faccio sempre dupliche e ripeti. E ottengo già tutta la mia lunghezza perfettamente calcolata in automatico da Tinkercad. Ora selezioniamo le nostre forme vuote e il cuneo e raggruppiamo. Stessa cosa anche qua in basso. Ora non ci resta altro che duplicare questa parte, come abbiamo già fatto anche in altre lezioni, quindi duplica e specchia. Specchio, seleziono la mia forma e la riposiziono. Poi duplica, mi metto sulla parte frontale, ruoto. Stringo la mia forma, poi vado sempre nella parte in alto, duplico, rifletto da questo lato. Dimensiono anche questo in modo che crei
Crea un nuovo piano di lavoro, cubo vuoto, con misure 95 per 3 per 11 in altezza, ci mettiamo sulla vista frontale, lo facciamo sprofondare di 4,5 rispetto alla parte alta della nostra torre, lo duplichiamo, metto il mio piano di lavoro qui questa volta, a distanza di 6,50 ne duplico altri, li seleziono e li riposiziono meglio in questo modo, metto dalla vista alta, faccio attraversare tutta la mia torre, tolgo pure il piano di lavoro, ora duplico e ruoto, in questo modo abbiamo creato una sorta di griglia. Mi serve un'ultima cosa, metto un cubo vuoto qua al centro, lo ridimensiono in modo da andare a prendere tutto ciò, tutti questi quadratini rossi che sono rimasti fuori dalle mie selezioni, faccio sprofondare il mio cubo fino a dove avevamo fatto sprofondare le altre nostre forme vuote e ora unisco tutto. Ed ecco qua la prima parte della nostra torre. Adesso dobbiamo fare una sorta di tetto per la nostra torre. Se vediamo la torre del filarete, ha come un piccolo tetto piramidale. Allora, la nostra piramide sarà di misura 50 per 50 e 7 di altezza. Tolgo pure il piano di lavoro. Seleziono entrambe le forme, mi metto dall'alto così li posso allineare con facilità, così. Prendiamo tutta la torre blu, quindi tutta la parte che abbiamo realizzato fino adesso, la duplichiamo, perché se guardiamo la nostra torre del filarete è come se questa parte di torre fosse stata duplicata e messa nella parte in alto. Quindi adesso prendiamo questa parte di torre e la riportiamo in alto. Quindi l'abbiamo duplicata, la spostiamo in alto, ovviamente andrà tutto rimpicciolito e andranno tolti alcuni dettagli. La scalo e la metto di una dimensione 25, ad esempio per 25, 25, potrebbe andare. Unisco il tetto a piramide con la parte sottostante della torre. Aspetto che si uniscano, dopodiché seleziono due elementi, mi metto dall'alto e li allineo in modo che sia esattamente al centro, in questo modo. Oltre a raggruppare gli elementi possiamo anche sgruppare, quindi Tinkercad ricorda in memoria anche tutti gli elementi che abbiamo inserito tra di loro per creare delle sottrazioni o delle addizioni di volumi. Io, se invece di fare raggruppo seleziono un oggetto e inizio a fare sgruppa, vado a tirare via man mano, vedete che Tinkercad si ricorda tutti gli elementi che abbiamo utilizzato all'interno della nostra torre per renderla quella che è adesso. Io vado a eliminare ad esempio il portone principale che non abbiamo, la finestra, la parte con il balcone che non ci serve, il resto lo possiamo tenere. Quindi riprendo quello che mi è utile e faccio raggruppa. Arrivati a questo punto raggruppo tutto, ci manca praticamente la punta della nostra torre ormai. Andiamo quindi a inserire un nuovo piano di lavoro,
nuovo cubo che si troverà proprio qua. Questo cubo ha misura 20x20, altezza 25, quindi andiamo a modificare praticamente soltanto l'altezza e siamo già a posto. Allineiamo. Andiamo a creare lo spazio di questa finestrella centrale in alto dove dovrebbe esserci la campana. Quindi piano di lavoro, nuovo cubo, vuoto. Facciamo misura 40, in modo che vada a sprofondare dentro il nostro cubo, 8 e un altro 8 di altezza, ci mettiamo più o meno al centro così, mettiamo un nuovo piano di lavoro, questa parte è un po' ripetitiva. Mettiamo le nostre misure, 8,40, 4, 1, unisco, vado a togliere il piano di lavoro che non mi serve più. Anche allungare se ne serve, in modo che attraversi perfettamente il nostro cubo. Uniamo, ci manca soltanto la punta della nostra torre. Andiamo a utilizzare il poligono questa volta, quindi utilizziamo il poligono. Poligono da 6 lati, gli diamo come misura 13,5, 13,5. E altezza uguale, allo stesso modo. Tolgo il piano di lavoro e allineo. Allineo le due forme. Questo modo. Questo lo duplico. Lo posiziono un pochino più in alto in modo da vederlo bene. Gli do come misura 15 per 15, altezza 2. Possiamo anche dargli un altro colore se ci aiuta. Teniamo selezionate le due forme, mi metto dall'alto e faccio allinea. Le seleziono entrambe, le metto allineate. Duplico di nuovo il poligono da 6 lati, lo solleviamo e andiamo a toccare il parametro bevel. Aumentiamo i segmenti in modo che venga ben arrotondato. Spostiamo un po' più in alto il nostro anello, in questo modo. Andiamo a creare delle ulteriori finestrelle, facciamo un 3,4, per 30, alta 6, vuota, quindi mettiamo poi un tetto circolare con la stessa misura ma alto 3 mm. A questo punto uniamo le due forme, vado a spostare il mio piano di lavoro. Adesso vado a posizionare la mia punta che in questo momento è ruotata, lo vado a ruotare di 30 gradi così, in modo da avere una faccia piatta qua davanti. Posiziono la mia forma per fare il foro proprio qui, controlliamo che sia centrata, non unisco ancora, seleziono la mia parte vuota, faccio duplica, ruoto di 60, faccio in modo da ruotare di 60 gradi, duplica e ripeti e
in questo modo mi ha già creato il mio pezzo ruotato, raggruppo tutto e abbiamo ottenuto la nostra torre del filarete. Ora vi faccio vedere un'ultima cosa che si può fare con Tinkercad che finora non abbiamo ancora visto. Un modello 3D può essere utilizzato in questo caso anche per realizzare degli oggetti bidimensionali, quindi 2D, passare a qualcosa di disegnato. Difatti, se voi ad esempio selezionate la vostra forma e andate su Esporta, vi avevo già fatto vedere che c'era la possibilità di esportare in OBJ, STL che andavano bene per la stampa 3D, la prototipazione rapida, ma c'è anche qua un'altra opzione per il taglio laser, ci dice SVG. SVG è un formato di disegno vettoriale. Questo tipo di disegno può essere utilizzato, viene utilizzato nel mondo della grafica, viene utilizzato anche per alcune macchine, come ad esempio taglio laser o il plotter da taglio, per tagliare delle forme ben precise disegnate al computer. Dobbiamo selezionare tutta la nostra forma e praticamente fare in modo che venga attraversata dal nostro piano di lavoro blu. Vi spiego come fare. Dovremo farlo almeno 3-4 volte per avere tutti i disegni necessari. Quindi prendo la mia torre, la ruoto di 90 gradi, la faccio intersecare con il mio piano di lavoro. Vedete che questa linea tratteggiata indica il mio piano di lavoro e la faccio proprio toccare. Deve essere tutta attraversata dal piano di lavoro e deve toccare la faccia del poligono a 6 lati proprio sul piano di lavoro. Deve proprio aderire la faccia dell'ultima parte di questa torre. In questo modo riusciamo a prendere più disegni possibili in un solo colpo. Quindi, in questo momento, allora faccio esporta SVG e abbiamo fatto il primo download. Poi ci serviranno altri disegni perché all'inizio non prenderà tutti i dettagli, ad esempio, potrebbe non prendere tutte queste finestrelle o tutte le nostre decorazioni che abbiamo fatto. Potrebbe però già con questo disegno avrà preso tutta la silhouette della nostra torre, in modo che non dovremo metterci a ridisegnare tutta la nostra torre. La silhouette e il portone, probabilmente le finestre più grandi, le abbiamo già. Andiamo quindi a prendere in un secondo disegno i merletti, quindi mi metto più o meno in questo modo e ruoto. Ruoto, facendo in modo che proprio la faccia del cuneo vada a toccare la linea del piano di lavoro. Quindi adesso esporta SVG, ho esportato un secondo file. Poi mi metto in questa posizione in modo da prendere le finestrelle. Vedete come lo sto selezionando. Adesso sta aderendo proprio la facciata del balconcino e questa parte con tutte le finestrelle. Quindi mi metto da questo lato, esporta SVG. Questo andrà fatto per tutti i dettagli necessari. Poi alcuni li potremo anche ridisegnare noi. Però più ce n'è già disegnati, più è facile realizzare poi il resto del modello. Quindi abbiamo preso questi merletti, abbiamo preso queste finestrelle, abbiamo preso la silhouette, queste finestre grandi le abbiamo prese, possiamo prendere anche questi altri merletti più piccoli, quindi esporta SVG. E a questo punto dovremmo avere abbastanza elementi per poter realizzare il nostro disegno. Come potete utilizzare questi file SVG, questi file vettoriali? Potete inserirli all'interno di programmi di grafica vettoriale come ad esempio Illustrator. Se non avete Illustrator, che è comunque un programma professionale a pagamento,
potete utilizzare il suo corrispettivo gratuito che è Inkscape. Inkscape è un programma, vi faccio vedere l'icona, questa è l'icona tipica di Inkscape, questa montagna fatta come una macchia di inchiostro. Lo trovate gratuitamente sia per Windows che per Macintosh, quindi potete assolutamente scaricarlo per tutti i tipi di sistema operativo che avete. È gratuito, è abbastanza intuitivo, ovviamente come essendo un programma di grafica, se non avete mai utilizzato un programma di grafica potrebbe mettervi in difficoltà, ma trovate comunque video tutorial su YouTube, potete trovare molte informazioni su come utilizzarlo e quindi potete sbizzarrirvi. Io ora vi farò vedere come appaiono i disegni che abbiamo scaricato adesso da Tinkercad aprendoli dentro Inkscape e il risultato che ho ottenuto disegnando con Inkscape e aggiungendo dei dettagli alla nostra torre. Siamo quindi adesso dentro Inkscape, questa è l'interfaccia del nostro programma di grafica vettoriale. Abbiamo la nostra pagina con all'interno i nostri disegni. Questo è il primo che siamo riusciti a catturare, diciamo, tra virgolette, inserendo il nostro modello, facendolo intersecare interamente col piano di lavoro, quindi abbiamo ottenuto la silhouette della nostra torre, sostanzialmente. Il secondo disegno invece, dove abbiamo preso le prime finestrelle, il terzo dove abbiamo preso poi le finestrelle del balcone che andrà riposizionato nel primo disegno e il quarto dove abbiamo preso i merletti della torre alta, in modo da poterli riposizionare poi in alto nel primo disegno, quindi poi andremo a fare un collage di tutti questi vari pezzi che abbiamo preso, ottenendo come risultato finale questa quinta immagine che vi faccio vedere, dove ci sono tutti i pezzi tra di loro intersecati, ho unito tutte le parti, tutti i vari disegni che sono riuscita a ottenere con Tinkercad, li ho uniti insieme, vedete che c'è ancora da tagliare delle parti, da pulire il nostro disegno, fino ad ottenere poi il risultato finale completo, che è quello che vedete all'estrema sinistra, dove ho inserito anche dei dettagli come torre del filarete, ho voluto inserire ad esempio anche il dettaglio nelle finestrelle più piccole nella balconata, oppure tutti quei fori che sono tipici della Torre del Filarete, li ho semplicemente disegnati all'interno di Inkscape, la cornice e così via. Ho quindi inserito un po' di dettagli in modo da arricchire il nostro disegno e renderlo più bello, più piacevole. Inoltre ho disegnato con due colori diversi l'interno e l'esterno. Vedete che ho fatto proprio la silhouette della nostra torre in nero, mentre invece l'interno l'ho fatto in rosa. In questo modo i macchinari, come ad esempio un plotter da taglio o un taglio laser, possono identificare meglio all'interno di questo disegno quali sono le parti da tagliare e quali le parti da incidere, soltanto da disegnare, perché anche le macchine hanno bisogno di una guida ben precisa, dobbiamo dirgli esattamente passo passo cosa devono fare e come devono trattare il nostro file, il nostro disegno. Quindi ora vi faccio vedere il risultato finale. Ho realizzato la mia torre del filarete come un magnete, una calamita, fatta con il taglio laser, quindi ho utilizzato questa macchina in cui ho inserito il disegno che vi ho fatto vedere prima con i due colori diversi. Potreste riuscire anche voi a realizzare o a farvi realizzare, ovviamente se non avete questo genere di macchina a disposizione, andando in un laboratorio di fabbricazione digitale, in un Fab Lab, potrebbe realizzarvi un oggetto di questo genere in legno. Oppure in questo caso questo materiale è faesite fotografata con un effetto legno sul davanti. Vedete dietro ci ho attaccato dei magneti, dei fogli magnetici tagliati semplicemente con la forbice, li potete trovare in commercio, oppure soluzione low cost, potete farlo semplicemente con del cartoncino, quindi potete colorare la vostra torre del filarete in tutti i modi che volete. Potete farlo ad esempio con Photoshop o con la sua versione gratuita GIMP, oppure se preferite ancora potete colorarlo a mano, quindi stampate in bianco e nero sul cartoncino, ritagliate e colorate.
E dopodiché ci ho aggiunto dietro sempre un pezzo di foglio magnetico e l'ho reso una calamita. Quindi soluzione anche low cost per realizzare dei gadget ispirati ai vostri modelli tridimensionali. Per questa lezione è tutto, quindi abbiamo visto un modello 3D abbastanza complesso e abbiamo visto anche la sua realizzazione, come poterlo trasformare in un oggetto gadget bidimensionale, utilizzando anche dei macchinari che potreste avere o non avere a disposizione, ma appunto vi ripeto, se ad esempio vi volete cimentare nella realizzazione di oggetti come questo, potete chiedere nei laboratori di fabbricazione digitali, i cosiddetti Fab Lab, di realizzarli per voi. Per il momento è tutto, per questa lezione è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!